Siamo con Veronica Mazza, dobbiamo parlare a bassissima voce perché sta per andare in scena questo bimbo a chi lo do. C'è il pubblico in sala, abbiamo fatto tardissimo, quindi grazie Veronica per essere qui, per concederci questi minuti. Io sono una tua fan e veramente sono contentissima di avere questa occasione stasera, perché non mi capita spesso veramente di poter esprimere come dire, tutta la mia ammirazione per qualcuno. Ti ricordiamo in film che per me sono stati veramente eccezionali per la comicità che, insomma, che tu hai. Tu però hai fatto non solo cinema, ma anche teatro e anche fiction. In quale di questi generi ti ritrovi di più? E adesso, ad esempio, che non fai fiction da un po', ti manca? Oppure devo dire che fortunatamente il percorso così appunto personale, se possiamo dirlo, visto che sono anche unita nella vita a Edoardo Tartaglia, mi regala delle emozioni fortissime. Quando ho lavorato al Posto al Sole ed ero molto riconosciuta per strada, capivo dopo un po' che ero la ruota di un grande ingranaggio che girava ormai da anni e che continuerà a girare, speriamo, per tanti altri. Sicuramente il personaggio di Cinzia era entrato nel cuore degli spettatori, però è una struttura che funziona senza di me e che funzionava bene con me. Invece questi spettacoli di Edoardo Tartaglia, scritti su misura per me, i nostri film, logicamente mi regalano un'emozione maggiore. Io per fare La valigia sul letto ho rinunziato a un'altra fiction con Bud Spencer, I delitti del cuoco, dove poi alla fine ho fatto un ruolo piccolo, però devo dire che forse, non essendo io molto amante della televisione e più amante del cinema, forse semmai si può dire, preferisco il teatro e il cinema. Però noi siamo lavoratori, ovunque ci chiamano. Io ho fatto molta radio, ho fatto anche molti radiodrammi, quindi insomma si fanno tante cose. Il lavoro è diciamo la cosa fondamentale, perché un attore prova con vari pubblici degli stili di recitazione che sono diversi a secondo dei mezzi. Sicuramente al Posto al Sole c'era l'urgenza di fare tante scene, per cui, come devo dire, si affidavano alla bravura degli attori, non eravamo particolarmente fermati o diretti in maniera eccessiva. Loro si circondano di bravi attori proprio perché è più importante che la soap opera abbia un ritmo molto veloce di produzione. Al cinema invece fortunatamente no. C'è una cosa bella, che al cinema quando una scena viene perfetta su 4, 10, 20 volte che la fai, un buon regista monta quella e tu per sempre rivedrai la migliore. Al teatro una sera è perfetto, una sera lo è meno, insomma, e il pubblico te lo dice costantemente. Tu l'hai detto prima, lavori con tuo marito, che è l'autore e regista di questo spettacolo, insomma sì, lavori spesso con lui. Quali sono le difficoltà di questo sodalizio, non soltanto artistico? Fortunatamente sono più gioie che dolori, nel senso che ci sono delle pesantezze che purtroppo poi ritornano anche a casa alla fine del lavoro. Questo è normale perché ha un'azienda familiare. Con un estraneo stacchi, ne parli male nella macchina, ne parli male a casa e poi lo rivedi il giorno dopo. Invece con un marito, purtroppo, che tra l'altro vuole il meglio per me, che mi scrive dei personaggi molto belli, che mi dirige con grande cura, sicuramente è un lungo insomma discorso creativo che non finisce mai. Però non c'è solo una pesantezza, c'è anche uno stimolo costante tra due artisti. È difficile fare una famiglia tra artisti, c'è grande narcisismo di solito, però noi abbiamo trovato per adesso un equilibrio in cui ognuno riesce a esprimere il suo talento, e questo dà pace a tutti, perché prima di essere marito e moglie siamo sicuramente due artisti. C'è qualche tematica che ancora non, o un personaggio che ancora non ti è capitato di interpretare e che vorresti fortemente? Ma sicuramente noi abbiamo lavorato molto su quella che è la lingua napoletana e quindi sulla vivacità della lingua napoletana in questa mia fase, diciamo, di gioventù, tra virgolette, insomma, perché poi tutti ci avviamo più o meno ad un'altra età, e sicuramente io ho lavorato molto sull'energia. Io sono un'attrice di temperamento e questo temperamento Edoardo lo ha messo molto in luce in questi anni. Forse mi piacerebbe lavorare a volte sulla bellezza della lingua italiana, di fare un personaggio meno popolare, misurarmi con altre sfaccettature. Non so se questo è il momento della vita, probabilmente lo sarà un'altra fase più avanzata, però anche lavorare con la musicalità dell'italiano e non solo con la bellezza del nostro dialetto potrebbe essere una sfida nuova.
Va bene, noi ti lasciamo andare perché è veramente tardissimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie per questo tempo che ci hai dedicato. Grazie.